Allora, per Bici Sport, e qui Bici Sport, è finita la Milano-Sanremo. Matteo Trentin, non è andata come speravate, ma il piglio era quello giusto. Ci racconti la gara dal tuo punto di vista, spesso a ruota di Taddei? Ma sai, come penso tutti sapevano, dovevamo fare la cipressa forte per poi riuscire a portare Taddei nella miglior condizione possibile per il poggio. È quello che abbiamo fatto, abbiamo trovato qualcuno più bravo di noi. Però penso che abbiamo preso la gara per le corna, insomma, e abbiamo fatto quello che dovevamo fare per poter vincere. E queste sono le gare di ciclismo, non si vince sempre. Senti, Andrei Hauptmann ci diceva la tattica era quella di uno scatto secco di Taddei, quindi era concordata l'azione sul poggio. Sì, sai, l'anno scorso ne aveva fatti due o tre e poi alla fine si è trovato un po' senza gambe per magari chiudere sull'attacco di Moritz. Quest'anno avevamo deciso di farne uno fatto bene per provare poi a portare lui da solo, a portare, insomma, che vada da solo al traguardo con meno persone possibili. Van der Poel è stato bravo a riattaccare, si sono un po' guardati è andata così. Senti, tu ad un certo punto ti sei ritrovato anche in un'azione con due Alpecin, com'è successo? Ma no, niente, volevamo fare la discesa un po' forte, ma qualcuno aveva fatto un buco e quindi non l'ho neanche fatta più forte alla fine. Sono andato giù tranquillamente, senza spingere più di tanto. Eravamo in tre, ma basta. Senti, qual era il tuo ruolo oggi in corsa? Ti abbiamo visto spesso alla ruota di Taddei anche. Ma sai, ovviamente sapevamo che lui poteva attaccare, poteva andare via, ma una carta di riserva andava sempre giocata. Onestamente pensavo di stare meglio, di poter magari restare su quel gruppetto che è arrivato dietro a loro per il quinto posto, e invece purtroppo le gambe non mi hanno supportato, o io non le ho supportate, mettiamolo un po' com'è, così. Senti, ultimissima domanda, ti aspettavi un Ganna così forte in grado di chiudere su Taddei sul poggio? Ma è stato bravo e salite come quelle del poggio gli si addicono, ha fatto un bel passo in avanti, è una buona notizia, direi. Perfetto, Matteo, grazie, in bocca al lupo. Crepi il lupo.